Togliendo l'infelice parentesi insomma, l'infelice periodo di amicizia con il nazismo, del fascismo si può prendere sicuramente la parte migliore. 47 giorni di vita, un programma in 18 punti che ha per titolo Dopo di noi, la guerra civile, 500 iscritti, anche se oggi se ne vedono pochi qui all'Ergife di Roma, e un nome, Alba Dorata, come quello del partito xenofobo greco che alle ultime elezioni ha fatto il pieno di voti. Nasce così in Italia un nuovo movimento politico, nessun volto noto, qualche transfugo di destra e di sinistra, come Alessandro Gardossi, neonato segretario con un passato in Forza Nuova e anche nella Lega. Lui adesso si definisce rivoluzionario. Formazioni di destra, secondo me, loro si autodefiniscono di destra, giustamente, noi ci definiamo rivoluzionari, che è una cosa un po' diversa, ecco. Il loro è un programma ambizioso, preparato dal nucleo fondatore, come già accaduto per il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, presentato sul web, 170.000 click in un mese. C'è il ritorno alla moneta nazionale, il reddito di cittadinanza, sanità gratuita e lotta al signoraggio bancario. Ora vogliono diffondere il loro pensiero nelle fabbriche, vogliono distribuire alimenti ai poveri, vogliono cambiare, insomma. E riportare una vera democrazia che non c'è mai stata qua in Italia. Non al passato, diciamo, dove si stava meglio, adesso si sta peggio. Il simbolo, un meandro, ricorda la svastica. In realtà dicono un simbolo sacro che rappresenta l'uno, ovvero Dio. Niente nazismo, razzismo, omofobia, antisemitismo, niente di niente. Anzi, pronti ad accogliere tutti. Noi abbiamo lanciato un appello sul nostro programma che va da Rifondazione Comunista a Casa Pound. Ma perché? Perché quando dobbiamo salvare la nazione non c'è colore, capito?